Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi trovate fuori, quindi se sentite uccellini, se sentite animaletti, se sentite qualsiasi cosa è perché siamo in mezzo alla natura. Forse anche un po' di vento, però avevo filmato questo video stamattina e non ero a fuoco. Quindi ho deciso di riprovarci perché non volevo arrendermi, volevo veramente filmare questo video perché è un sacco di tempo che non ci vediamo, un sacco di tempo che non sono su YouTube. Mi dispiace tanto di essere sparita all'ultimo video perché mi risale a novembre. Thank you very much. Risale a novembre, quando ho fatto il video sulle cose che ho imparato prima dei miei 30 anni. Se volete andare a vederlo, ve lo consiglio. Ciao, oggi sono qua su questi schermi, come ho detto da un sacco di tempo, e nonostante me YouTube manchi veramente tanto e tantissime persone mi hanno chiesto di tornare su YouTube, dovete capire che YouTube prende veramente tanto tanto tempo. Grazie comunque a chiunque sia ancora lì, che magari sta ancora aspettando il mio video, ma io ovviamente sono molto più attiva su Instagram, anche su TikTok, ma forse più su Instagram lo sono un po' di più. Semplicemente sui social come TikTok e Instagram è molto più facile fare contenuti, cioè ci metti molto meno, o almeno parlando per me, per quello che porto io su quei social. E insomma posso fare tutto dal mio telefono, mentre per YouTube devo usare la fotocamera, una fotocamera oltretutto molto vecchia, quindi molto spesso non sono a fuoco, molto spesso non funziona niente, quindi filmo il video una volta e magari parlo, blatero 20-30 minuti e poi non si può usare nulla, quindi molto frustrante. Detto ciò, tutta questa lunga introduction di merda, siamo qua, da come visto dal video, oggi parleremo di fallimento, cioè per modo dei di, questo è un video anche per me per dirvi un po' dove sono stata, cosa sta succedendo nella mia vita, se per caso non mi seguite su Instagram o comunque non seguite più di tanto tutte le cose che dico, faccio, eccetera, non c'è niente di ma, ci sono persone che mi seguono solo qui ed è giusto che io dia comunque una spiegazione che mi fa anche piacere, mi fa anche sentire diciamo un po' più vicina a chi segue le sfighe della mia vita principalmente. Vorrei veramente tanto tornare su YouTube perché mi piace tanto YouTube, mi piace tanto blatterare per ore, e io in primis sono una grande consumatrice di YouTube perché mi piacciono i video lunghi, i video dove spiegano le cose per bene, e non le cose veloci come ci ha abituati TikTok e insomma anche Reel di Instagram, nonostante io sia la prima che faccia Reel e TikTok, sì, è chiaro. Semplicemente per certi contenuti mi piace veramente tanto fare delle chiacchierate. E questo sarà un video molto chiacchiera, sarà un video dove spiegherò appunto cosa ho fatto in questi ultimi mesi, anzi in quest'ultimo anno praticamente, però perché il video di novembre era un video al quale ci tenevo, l'ho pubblicato poi ciaone. Allora, cosa è successo? Che per chi non mi segue da tanto, per chi magari è arrivato più o meno nel periodo in cui io sono tornata all'università nel 2022, a gennaio del 2022 sono tornata, ho iniziato una seconda magistrale. Abbiamo comprato casa, abbiamo traslocato. L'estate 2022 è stata molto difficile, psicologicamente perché sono successe tante cose nella mia vita che non ho intenzione di discutere in questo momento perché sono comunque cose abbastanza dolorose che ho superato e quando io supero una cosa deve rimanere là. Detto ciò, vi parlo un po' della questione che è ancora presente nella mia vita, ovvero quello che io cerco di fare da 3 anni a questa parte, ovvero entrare al dottorato. Per chi non è qui dal 2020, in cui ne avevo già parlato, avevo provato a entrare al dottorato, insomma ho provato ad entrare al dottorato, sono stata rifiutata, nel 2021 ci avevo riprovato di nuovo, sono stata rifiutata e l'università attuale dove io sono ha deciso di accettarmi a una specie di fast tracking, che si tratta di tu fai i corsi della magistrale, poi invece di fare la tesi vai al dottorato. Inutile dire che questa è stata una bugia suprema da parte loro, sono stata abbastanza presa per i fondelli su questa questione. Stavo dicendo, sono stata presa un po' per i fondelli su questa questione perché il 24 di giugno 2022, oltretutto qui è festivo, cioè una giornata importantissima in Quebec, mi hanno scritto un'email alle 10 di sera per dirmi che non andrò al dottorato senza dare spiegazioni. Quando ho chiesto spiegazioni, quando ho chiesto un meeting, quando ho chiesto insomma un po' di giustizia, chiamiamolo così, non mi è stata concessa. Visto che a quel tempo io avevo già completato 2 trimestri su 3 di corsi per la magistrale, ho deciso di proseguire e ho detto, vabbè, ok, non importa, completiamo questa magistrale, avremo una seconda magistrale e va bene così.
Però non è stato così. Ho iniziato il mio trimestre autunnale, molto felice perché comunque c'erano dei corsi che mi interessavano tantissimo. Insomma, sono andati molto bene i corsi, mi sono divertita un sacco, ho conosciuto un sacco di gente veramente pazzesca all'università, sia professori sia compagni, e mi sono trovata bene da questo punto di vista, finché non ho dovuto avere a che fare con la relatrice, con la mia attuale relatrice, che non è assolutamente d'aiuto, anzi, con tutte le cose che sono successe, che appunto non starò a dirlo nei dettagli, qualsiasi cazzo di cosa, però non sono stata trattata veramente bene a questa tale università, e l'unica cosa che io voglio in questo momento è veramente finire e andare avanti con la mia vita principalmente. Detto ciò, facendo questa seconda magistrale, che comunque mi sono impegnata tanto, ho avuto una media molto migliore, ho imparato tanto anche, ho deciso comunque di provare a entrare al dottorato. Perché mi sono detta ho una magistrale in più praticamente, ho magari qualche chance in più, ho fatto anche una proposta di tesi molto più elaborata rispetto a ciò che avevamo inviato gli scorsi anni, però diciamo che l'università per la quale io puntavo tanto, che era quella in Irlanda, non mi ha accettata. Ci sono rimasta molto male perché quella è stata un'università alla quale speravo veramente tanto, perché un professore era molto interessato alla mia ricerca, ma non ha combattuto abbastanza per me affinché mi accettassero. Ed è stato un duro colpo, l'ho scoperto a inizio maggio praticamente. È stato un duro colpo perché sono stata veramente la persona più ottimista di questo mondo in questi ultimi mesi, mentre stavo aspettando il risultato, e vi giuro che ci credevo veramente tanto. Ero tipo: sì, è arrivato il mio momento, sto per farcela, uh-huh. E non è stato così. In realtà sto ancora aspettando la risposta di qualche altra università. Due sono in Canada, una però è molto lontano. E non credo che andranno bene in ogni caso, perché ormai ho perso la speranza. E diciamo che il mio problema nella vita in questo momento è che, come lo è sempre stato, e quando mi succede qualcosa di bello, non accetto mai il fatto di meritarmelo, ci dico sempre non me lo merito. Però se mi succede qualcosa di brutto, quello me lo merito sempre. Trauma, woohoo! E sto cercando di lavorare su questa cosa in terapia, perché ormai saranno quasi 2 anni a novembre che vado in terapia, e non è che sento la mia psicologa tutte le settimane, anzi ultimamente stiamo sentendo molto più raramente, perché comunque lei mi ha aiutato tantissimo per i problemi iniziali per i quali sono andata, però poi col tempo abbiamo scoperto altre cose, quindi che bello! Però lei è una santa donna, senza di lei l'estate scorsa probabilmente non l'avrei superata. E niente, sono molto grata di poter andare in terapia, di potermi permettere di andare in terapia, perché mi sta aiutando veramente tanto. Però allo stesso tempo non è mai facile per me accettare un fallimento. Qualsiasi esso sia, non è mai facile che io accetti che è andata così. Molto spesso do la colpa solo a me, però devo imparare a comprendere che il mondo non va così, perché anche andando all'università, dentro l'università, ho scoperto tante cose non belle, tra raccomandazioni, tra cose, cosine. E lì ho iniziato a capire, ok, non sono io che sono stupida, non sono io che valgo poco, non sono io che, insomma, però non è facile autoconvincermi di queste cose, cioè rimango comunque sul punto del forse sono mediocre, forse non dovrei smetterla di pensare di voler andare al dottore, forse non sono abbastanza intelligente. E non è facile uscire da quella mentalità dopo tutti gli anni in cui ho vissuto così, cioè la veneranda età di 30 anni in cui tutta la mia vita sono stata trattata da insegnanti, da stupida, sono stata trattata anche da persone che erano miei amici, da stupida, e tante altre cose. Non è facile uscire da una mentalità così tossica in cui ti ritrovi a pensare: no, non sei tu stupida, è il mondo che va un po' di merda. E non è per dire qua che io mi merito tutto, cioè che bla bla. È proprio molto difficile accettare di non eccellere in qualsiasi cosa io mi ponga come obiettivo. Quindi in questo periodo non è proprio un bellissimo periodo, infatti sono anche molto lontana dai social, non sto pubblicando come prima, non mi faccio sentire come prima. Magari qualcuno, cioè non credo che la gente se ne accorga finché magari fai quella storia al giorno, magari la gente dice vabbè, è sempre là. Però mentalmente non è stato facile, soprattutto in queste ultime settimane, perché adesso mi ritrovo in una specie di limbo in cui
non so cosa fare con la mia vita. Cioè, se prima ero, stavo studiando, stavo lavorando e dicevo che il mio lavoro fa cagare, però mi sta aspettando magari il dottorato, mi sta aspettando qualcosa di meglio. Adesso tutto ciò è sparito, tutto ciò è, sto ritornando al mio lavoro di prima. Sono ancora là, sono 4 anni che sono nello stesso posto, non c'è un dottorato che mi aspetta, non c'è niente di meglio che mi aspetta. Sto mandando candidature per il lavoro perché vorrei cambiarlo. Buongiorno anche a voi. E però non è facile sperare o pensare a qualcosa di meglio. Lo so che c'è gente che crede tanto nel manifesting e queste cose qua. Io purtroppo ci credo poco perché sono dell'idea che molte cose nella vita vanno molto a fortuna e si deve partire con una buona base di fortuna per arrivare a cose ancora più belle, quindi sì. E niente, quindi questo è stato un po' una lamentela di 50 minuti dove vi parlo del perché non sono qui a fare video su YouTube, anche se vi dico vorrei veramente tanto tornare, ma non ho neanche più una bella postazione per fare i video, e la mia fotocamera fa veramente schifo, devo litigare ogni volta che devo fare un video, quindi è un po' difficile mettermi a dire ok, adesso devo prendermi 2 ore per filmare, devo prendere 2 ore per editare, robe del genere, c'è tanto lavoro dietro un video YouTube che pochissimo magari guarderanno, nonostante io sia felice che ci sia ancora qualcuno che voglia guardare i miei video. Detto ciò, fatemi sapere voi come state, se è successo qualcosa di brutto nella vostra, spero di no, onestamente, è successo qualcosa di brutto nella vostra vita e come l'avete affrontato, comunque come affrontate le brutte situazioni. E non so se è stata una buona idea filmare fuori perché c'è tanto vento. Forse anche questo video non potrà essere usato. Detto ciò, io voglio promettervi che cercherò di essere attiva su YouTube, cercherò di tornare. Non so di cosa parlerò. Vorrei che YouTube diventasse un po' quello che gli altri social non sono, quelli dove posso parlare di altre cose, anche magari connesse alla sostenibilità o veganismo, queste robe qua, ma anche di altre cose. Ma anche di altre cose. Per diventare, non so, per diventare quasi uno di quei canali che ascolti tipo modi podcast ti fa riflettere sulla vita, non lo so. E niente, quindi fatemi sapere se per caso voi volete qualcosa, che più parli di qualcosa, se c'è un argomento che avreste voluto vedere sempre su questo canale e non l'ho mai portato, lo farò volentieri se ne sarò competente. E niente, noi ci vediamo la prossima volta e ciao!